Eccoci di nuovo insieme, sei in salute, ben ritrovati. Adesso abbiamo in collegamento telefonico un amico che sicuramente molti conoscono, come è stato ospite a Pomeriggio 216. Lui è Sergio Borroni, ciclista e biker. Ciao Sergio. Ciao Barbara, come state? Noi stiamo bene, ti ringrazio. Stiamo parlando del Parkinson e abbiamo voluto averti appunto in collegamento telefonico perché so che tu stai organizzando un viaggio particolare proprio con un malato di Parkinson. Come nasce questa idea, Sergio? Nasce in un modo un po' particolare, nel senso che mi ha contattato questo ragazzo, Simone, un ragazzo di Udine, che è un ragazzo sofferente di Parkinson. Io inizialmente non sapevo nulla, lui mi ha chiesto semplicemente un suggerimento, volevo organizzare un viaggio in bicicletta perché mi ha confessato che è sempre stato un suo sogno. Io trovo una domanda anche un po' particolare, voglio dire, organizzare un viaggio in bici non è che sia uno scegli una destinazione, non è che ci volesse poi. E nel prosieguo della conversazione è risultato che lui aveva questo problema importante, nel senso che lui ha 42 anni e da quando ha 30 anni soffre di Parkinson. La cosa chiaramente complicava un po' il tutto e è venuto fuori il discorso che effettivamente da solo era complicato, perché un conto è farsi una gita in giornata con degli amici, un conto è organizzare un cicloviaggio vero e proprio dove si sta fuori casa per parecchi giorni, magari si dorme in tenda, insomma era un po' più articolata come faccenda. E mi è sembrato naturale dire, organizziamolo insieme e insieme a Ralf, che è un storico compagno di viaggio, detto, veniamo noi, ti diamo una mano e vediamo di portare a termine questo tuo sogno, di far sì che diventi una realtà. E la cosa è nata in modo molto semplice, quindi. Beh, un bel impegno questo, Sergio, anche perché non è un viaggio facile da realizzare, giusto? Ci sono una serie di difficoltà da affrontare, la principale chiaramente è evitare al più possibile la presenza del traffico, perché è ovvio che tutto questo crea del disagio, delle complicazioni. Non so, io sento un disturbo nel telefono, una curiosità, voi sentite bene? Sì, ti sentiamo benissimo, Sergio. Ok, perfetto. Quindi abbiamo studiato un percorso essenzialmente di strade bianche, cioè di strade non battute da macchina e fuori strada. È stato scelto appositamente un luogo relativamente vicino, quindi siamo andati in Croazia, Simone abita a Udine, in modo che in eventuale ipotesi di qualunque problema, come un possibile rientro a casa, non fosse una cosa troppo complicata. E abbiamo quindi devo dire che poi in realtà Simone si è molto operato da solo nel cercare nel percorso le cose interessanti da vedere, i posti belli dove poter stare, le spine piatte dove potersi montare una tenda. Per me è un'esperienza in questo senso tutta nuova e noi l'abbiamo secondato molto, molto volentieri, è stata una cosa molto carina. Quindi da parte alcune difficoltà tecniche che speriamo di avere parzialmente risolto con la scelta di un percorso che non sia di partenza troppo impegnativo e che eviti il più possibile il passaggio su strade praticate. Certo, sicuramente. Da quanto lo stai preparando questo viaggio? Perché comunque, come stai dicendo, anche tanti accorgimenti per fare in modo che tutto possa andare meglio. Allora, in teoria da un paio di mesi, solo che io poi per 3 settimane sono stato assente perché sono stato a fare un altro viaggio in Namibia e la scelta del percorso io ho lasciato in questo senso carta bianca a Simone. Salvo poi verificare che tutto fosse accettabile come dislivelli, come distanza, come difficoltà di percorso, però sì, più o meno è 2 mesi che ci stiamo lavorando sopra, ecco. E siamo in partenza perché il 31 di questo mese noi cominciamo a pedalare. Benissimo, e quanti giorni farete? Resumendo che il programma è congetturato per fare che sia 8-9 giorni, quindi è una cosa media, però sai, media è un concetto che va relazionato poi alle persone con le quali noi andiamo a viaggiare. È il primo tentativo, la prima esperienza che facciamo, in Italia non ci sono tanti esperimenti in questo senso, cercavamo di stare su una cosa
accettabile, non particolarmente difficile, perché in verità il nostro desiderio maggiore è che questa esperienza non diventi un numero zero, ma possa continuare magari negli anni successivi, magari stiamo implicando anche altri soggetti, e far sì che possa essere un tipo di iniziativa che sia oggettivamente utile per i pazienti sofferenti in questo senso. Certo, Sergio, secondo te esistono degli studi scientifici che indicano che i malati di Parkinson possono avere dei benefici andando in bicicletta oppure praticando certi sport? Questo lo chiedo a te e poi lo chiederemo anche al nostro dottor Mirko Avesani. Beh, Mirko Avesani è sicuramente largamente più qualificato del sottoscritto per esporre il suo pensiero. Comunque io, pulsando, guardando, informarmi, ho visto un po' di cose, sì. Da alcuni studi pare proprio che, a parte il discorso generale, che qualunque tipo di attività è assolutamente positiva per pazienti in generale, per chiunque, soprattutto comunque anche nel caso di pazienti di Parkinson, e ci sono degli studi fatti non in Italia, devo dire, quello che ho visto, dove suggerivano un'attività anche intensa, quindi non una camminata piuttosto che la biciclettatina sul tuo carte, un'attività fisica anche importante, e questo, a parte avere un effetto innocuo positivo per il soggetto, pare avere proprio una, non dico rallentare la patologia perché mi sembrerebbe un termine eccessivo, diciamo un qualcosa di forte ausilio per questi pazienti. Tant'è vero che il medico, lo stesso medico curante di Simone, era interessato a fare delle valutazioni in questo senso anche per verificare poi il dosaggio farmacologico di quello che Simone è obbligatoriamente costretto a prendere tutti i giorni. Quindi poi faremo delle valutazioni al ritorno, che ripeto non sono di competenza mia perché non è il mio settore specifico del campo medico, ma sono curioso anch'io di vedere. Sottolineo una cosa interessante, che c'è questo ciclista americano famosissimo, Floyd, è stato un campione a livello altissimo, Tour de France, campionati mondiali, anche lui sofferente di Parkinson, l'ha contratto a 40 anni e si sta adoperando moltissimo in questo senso, sia per fare delle valutazioni nei confronti di pazienti portatori di Parkinson che si dedicano alla bicicletta, sia per promuovere proprio l'attività ciclistica tra i pazienti malati di Parkinson. Certo, un'ultima domanda, Sergio, so che tu hai coinvolto in questo viaggio anche un tuo amico malato invece di Alzheimer. Esatto, e questa è stata una cosa che è successa un po' di tempo fa. Questo mio amico, che è un mio amico di infanzia, noi siamo un piccolo gruppo di soggetti che si conoscono dall'età praticamente della maturità, e tutti i martedì giochiamo tranquillamente a biliardo, e il martedì lui ci ha confesso: ragazzi, io ho questo problema. Quando ho cominciato ad interessarmi dell'Alzheimer era chiaro che noi non avevamo molte possibilità di dargli una mano, però anche per i pazienti sofferenti di Alzheimer è consigliata un'attività fisica diciamo importante. Qui ci sono complicazioni diverse, è chiaro che non si può pensare che un paziente con Alzheimer vada in bicicletta da solo, quindi noi gli abbiamo regalato una bicicletta con la quale lui, meno male, fa i suoi giri, si allena. E mi è sembrato naturale a questo punto coinvolgerlo in questo progetto, devo dire lui sembra entusiasta, e anche lui vedremo un po' al ritorno se ci saranno dei benefici. Allora, dal punto di vista fisico sicuramente sì, dal punto di vista neurologico mi piacerebbe poter dire di sì, però questa non è una valutazione che è nelle mie possibilità. Però l'abbiamo coinvolto veramente con grande gioia, con grande spirito, e lui ha accettato proprio con grande slancio, una cosa molto simpatica. Beh, Sergio, complimenti per questa iniziativa, per il tuo spirito, ecco, col quale hai accettato tutto, quindi un in bocca al lupo per questo viaggio e un augurio da parte di tutti noi. Se posso dire una cosa, una piccola chiosa, sì. I complimenti vanno rivolti a questi soggetti, noi siamo soltanto i cantastorie di questa situazione, loro sono quelli che ci devono mettere tutto il resto, e non è poco, per cui se proprio dobbiamo fare i complimenti, e io sono d'accordissimo, vanno fatti a queste persone, assolutamente, a Simone, sì. A Pino, sono loro che sono i veri eroi di questa situazione. Questo sì, sono i veri eroi, hai detto bene. Auguri ancora, in bocca al lupo, ciao, grazie Sergio. Ti ringrazio tantissimo, spero a presto e buona giornata.
Insomma, encomiabile, soprattutto perché in effetti concordo anch'io su un inciso sull'attività fisica con due differenti outcome per il paziente affetto da Parkinson. Esistono degli studi in letteratura, per esempio, che rafforzano l'importanza, per esempio, della tangoterapia. Il tango argentino a 8 tempi impone al paziente con Parkinson di contare, e sappiamo che se il paziente con Parkinson programma il movimento, vince la lentezza e lo sblocca, perché si lavora sulla propriocezione, sulla percezione di sé nello spazio. E quindi è importante quindi che l'attività fisica venga fatta, e ben vengano questi tipi di sport. Per il paziente con Alzheimer lavoriamo invece sulla memoria di lavoro, per cui obbligandolo a compiere attività, andiamo a potenziare quella che è una memoria implicita come la memoria di lavoro, e quindi indirettamente rafforziamo le funzioni attentive e mnesiche. Per cui in effetti ben vengano persone che non sono solo cantastorie, ma che si mettono a disposizione come il collega per dare un aiuto a queste persone. Assolutamente sì, si parla tanto di attività fisica. Ma chi inizia a fare attività fisica già da giovane e prosegue, riesce un po' a... Certo, nel senso che comunque se uno parte già da una plasticità neuromuscolare ottima, tutto ciò che è il decadimento si sente meno, perché comunque abbiamo potenziato quando stavamo bene quelle che erano le nostre performance, per cui partiamo da un background certamente migliore, e soprattutto, seconda cosa, siamo abituati a fare attività fisica, non dobbiamo iniziare a farla. Secondo punto, avendola cominciata da giovani, partiamo da un buon background, siamo già abituati a farla, per cui proseguiamo, e quindi l'insulto lo compensiamo meglio. Se ho fatto il sedentario per tanti anni, e qui mi ci metto in mezzo anch'io perché io sono un pigrone, ringrazio solo Dio che stando fermo perdo peso io anziché prenderlo, altrimenti sarebbe la mia disdetta. Però uno come me, che certe volte in realtà sta meglio sul divano piuttosto che a mettersi a tribolare, se dovesse farlo per un scopo terapeutico, certamente farebbe più fatica di uno che ci è già abituato. Benissimo, adesso diamo spazio alla pubblicità e ritorniamo subito dopo.